Luciana Lamorgese, a lei che ha tradito il ruolo etico delle donne e delle madri, prestando complicità ad un governo liberticida ed illiberale, rivolgo una breve riflessione riferita alle sue esternazioni circa le recenti proteste di piazza. Le manifestazioni non erano autorizzate, è vero, ma seppure espressive di disagio e sofferenza sociale, sono restate nel territorio di quella democrazia di cui le sfugge il senso, atteso che lei è stata autorizzata a fare il ministro ed il dispensatore di ordini incostituzionali solo in virtù della manovra di un palazzo che si investe su cadaveri di incompetenti e disonesti cialtroni, nella più parte dei casi. Le chiarisco comunque che le manifestazioni non esigono autorizzazioni, lei dovrebbe saperlo. Esigono solo preventive comunicazioni alle questure interessate. Le piaccia o meno, siamo informati dei nostri diritti, oltre che dei nostri doveri. La sollecito così a recarsi al Divino Amore, per umilmente ringraziare chi le consente di significare solo attraverso i servigi forniti ad una banda di inqualificabili, e vi faccia voto di non esasperare i toni con dichiarazioni provocatorie e divisive. Noi non ci lasceremo intimidire, ci opporremo con forza alla cultura della morte e dell'odio e della prevaricazione e della intolleranza che lei esprime anche somaticamente. Rifletta, Luciana Lamorgese, rifletta, la misura davvero sta per debordare.